non c'è, fatta per il passaggio di Pepito dalla Fiorentina al Levante, ultimo in Liga. Spero sia solo un arrivederci, dice la punta che in viola sarà sostituita da Zárate. L'argentino da West Ham è arrivato oggi a Firenze, domani sarà il giorno di Teio dal Barça. Summit per Cigarini, è vera e propria rivoluzione fiorentina sul mercato. Luis a San Siro sfuma il passaggio del brasiliano in Cina, stand by anche su El Shaarawy alla Roma e salta Diego Lopez al Beşiktaş, così il mercato in entrata del Milan è sempre più fermo. E allora sono tante le cessioni per ora mancate per avere un tesoretto per gli innesti. In casa Milan però fare mercato non è infatti semplice, mentre potrebbe partire anche Mexès, sempre direzione Firenze. E infine Carpi Diem firma Sabelli, partirà Borriello che è stato già sostituito da Mancosu. È un vero e proprio gennaio con colpi operai per il tecnico Castori. Dopo poco più di 3 anni si chiude l'avventura di Giuseppe Rossi con la Fiorentina. Un periodo, quello vissuto a Firenze dall'attaccante italo-americano, denso di problemi fisici e di voglia di tornare ad essere il campione che tutti intravedevano agli inizi della sua carriera. Il destino però ci ha messo ancora una volta lo zampino e per Pepito i sogni di gloria sono rimasti tali. Solo qualche gioia ha illuminato il suo periodo in viola, su tutte quella del 4-2 alla Juventus. Il futuro per lui sarà con il Levante, con la voglia di rimettersi in gioco ancora una volta contro il solito maledetto destino. Sì, non ci siamo ancora niente, comunque vedremo in questi giorni cosa succede. Dispiace un po' per te? Dispiace tanto, sì. Ma è una fare la foto con lei per fuori, sì. Sì. Loro. Ecco, io facciamo un fotografo. Vieni carina, vieni. Autografi e poi dichiarazioni, via. Ci dici soltanto se è un addio o un arrivederci per te, Giuseppe. Cioè, vorresti tornare a giugno. È un arrivederci, speriamo. Hai salutato già i tuoi compagni? Fai a me una autografia. Sul casco. Ha già salutato la squadra. Grazie mille. E tutti i compagni? No, glielo devo fare. Posso davvero lasciare... non posso dire niente adesso, poi vediamo. Ok, grazie, prego, bocca al lupo. Grazie. Bocca al lupo, Pepito. Scusa, ma grazie. La fa una foto. Anzi, sto parlando. Grazie, grazie mille. Bravo. Giuseppe, posso fare una foto? Prego. Okay. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti alla TMV News. Avete visto il saluto di Giuseppe Rossi a Firenze, Giuseppe Rossi che se ne va al Levante in prestito, una Fiorentina, parliamo dunque della squadra di Paolo Sosa, scatenata sul mercato dopo la partenza di Rossi. Arriveranno, è già arrivato Tino Costa, quest'oggi è approdato a Firenze anche Mauro Zárate, potrebbe arrivare ad ore Cigarini, ma nel frattempo si attende anche l'arrivo previsto per domani di Teio dal Barcellona, dunque una Fiorentina davvero che si sta muovendo a tutto tondo sul mercato. Ne parleremo con Raimondo De Magistris, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera. E Pietro Lazzarini, ciao anche a te. Buonasera, buonasera a tutti. La Fiorentina che in pochi giorni dunque ha dimostrato di essere attivissima, c'era stato un po' di immobilismo nelle primissime settimane di questo mercato, ma poi la Fiorentina ha dato una scossa alle sue trattative. Sì, la Fiorentina si è mossa in ritardo, perché insomma questi innesti secondo me a Firenze erano attesi prima, i primi giorni di gennaio, però adesso si sta muovendo secondo me discretamente bene, non rinforzando in maniera clamorosa la squadra titolare, ma senza alcun dubbio allargando le scelte a disposizione di Paolo Sosa. Cigarini secondo me un innesto molto interessante, perché è un centrocampista già pronto che secondo me è molto utile agli schemi di Sosa più di Tino Costa. Teio è un'incognita, secondo me meglio Zárate nell'immediato, perché già conosce il campionato italiano, perché è un giocatore che poi anche in Premier League ha fatto discretamente bene, vedremo. Però la Fiorentina sta facendo quello che in realtà doveva fare ad inizio mese. Ecco, su Zárate probabilmente il punto interrogativo è legato alla continuità, discontinuità di questo giocatore, giocatore che dal punto di vista tecnico non si discute, però insomma bisognerà vedere se riuscirà con Paolo Sosa a trovare un rendimento costante, probabilmente è stato uno dei suoi punti deboli. Per quanto riguarda invece il difensore, non è ancora arrivato, doveva essere la priorità, e insomma la Fiorentina è ancora alla ricerca di questo calciatore. Pietro. Intanto voglio dire una cosa su Zárate, che non è solo una questione di continuità ma anche di testa, no? Che Zárate ha avuto dei problemi anche a livello comportamentale, soprattutto alla Lazio, quindi quando era in Italia ha avuto degli screzi. Però mi sembra che in Premier all'West Ham
sia cresciuto Premier, abbastanza. Dopo l'esperienza al Vélez, soprattutto quando è tornato a casa, probabilmente qualcuno gli ha tirato le orecchie, è stato fondamentale, perché se no avrebbe buttato via una carriera. Adesso probabilmente è anche più maturo rispetto al passato. Però invece sul difensore è ovvio che la Fiorentina è non in ritardo, in nettissimo ritardo, perché il fatto di aver sistemato parte del centrocampo con Tino Costa e forse con l'arrivo di Cigarini, e l'attacco facendo questi movimenti, no? Con Rossi che se ne va e con Teglio e ovviamente e Zárate che arrivano a Firenze, non aiutano Paolo Sousa, che invece aveva bisogno di un difensore subito. Certo. Perché si è visto subito a Milano che nella partita contro il Milan è mancato Gonzalo Rodriguez, colonna della difesa viola, e subito è arrivato i primi problemi, perché il Milan non ha fatto granché per vincere la partita, eppure l'ha vinta tranquillamente, nonostante la Fiorentina avesse avuto sempre il possesso di palla. L'errore è stato probabilmente di non essere riusciti in tempo a individuare delle alternative a Lisandro Lopez, che era il primo obiettivo. Però la Fiorentina poi è rimasta un po' spiazzata dal fatto che il Benfica di fatto almeno per ora non voglia cedere il giocatore, e lì non è riuscita a trovare delle alternative all'altezza. Ma lì anche la strategia è stata sbagliata, perché se la Fiorentina va dal procuratore di Lisandro Lopez, trova un accordo col procuratore e con il giocatore, e poi soltanto alla fine, quindi a dicembre passato, va dal Benfica e gli dice: bene, io ho un accordo con il giocatore, voglio Lisandro Lopez, è chiaro che si possa trovare davanti una porta sbarrata, no? E come è successo in questo caso, perché il Benfica dice giustamente: beh, te hai parlato con il mio, certo, con il mio giocatore, hai parlato col procuratore, ma con noi non hai mai parlato, io voglio 10 milioni. Di Luis Ao complicare, esatto, le cose, però è anche una questione economica, perché poi la Fiorentina, esatto, se fosse riuscita ad alzare la sua offerta, che si è attestata sui 4 milioni e mezzo, 5, probabilmente il giocatore l'avrebbe portata a casa. E certo è che ci doveva essere questo investimento, evidentemente la Fiorentina che arriverà, però arriverà magari su un altro giocatore, esatto, sicuramente un altro difensore. Per chiudere, Pietro, secondo te fino a questo momento gli innesti portano a pensare che la Fiorentina potrà puntare a quale obiettivo? La Fiorentina in questo modo può continuare il proprio campionato, cioè quello che ha fatto nella prima parte della stagione, ovviamente sperando di cambiare anche modulo da parte di Sousa. Penso che lui voglia sperimentare, cercare di apportare dei cambiamenti anche per trovare davanti degli avversari un pochino meno pronti davanti alle mosse proprio dello stesso allenatore. Credo che il fatto che sia allargata la rosa possa permettere alla Fiorentina di lottare ancora per quello che è il quarto, terzo posto, perché è quella la dimensione, ormai l'abbiamo capito, non certo lo scudetto, però il fatto di poter vivere in questo limbo tra quarto e terzo posto, magari può succedere qualcosa di buono, ovviamente se Teglio esplode, se Zárate torna quello del momento migliore della Lazio, magari la Fiorentina riesce a trovare il terzo posto che avrebbe la Champions. Stefano. Dai. Scusate, scusa, se andiamo via. Vuol dire a me, è contento. Come sta? Fai saluto. Ciao. 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 Possiamo andare? Grazie. Mauro. Mauro, scusa. Chiuso, se non mi fate incazzare. Mi fate incazzare, vuol dire anche con una portiera. La partenza per la Cina certificata da una foto su Instagram, l'arrivo a Nanjing e il primo bagno di folla con tanto di istantanea con la sciarpa del Jiangsu. Poi, alcune ore dopo, l'inatteso dietrofront e il ritorno a Milano. Si è conclusa con una nuvola di fumo la trattativa fra il Milan e il club cinese per Luis Adriano, operazione che avrebbe dovuto portare nelle casse rossonere 14 milioni di euro. Aria fresca e pulita per Adriano Galliani, che con tale cifra avrebbe potuto regalare a Mihajlovic i rinforzi richiesti. Luis Adriano, ma non solo, visto che tutti o quasi i giocatori del Milan in uscita stanno trovando particolari difficoltà nell'accettare le nuove destinazioni. È successo con Diego Lopez, fresco di no al Besiktas, e con Antonio Nocerino, che nella giornata di ieri si è negato all'Antalyaspor. Quindi Stefan El Shaarawy,
Il faraone, come noto, non sarà riscattato dal Monaco e così il Milan avrà ulteriori 15 milioni in meno che erano stati teoricamente budgetizzati. Una situazione non facile che di fatto sta bloccando il mercato rossonero. La soluzione, come sempre, dovrà essere trovata da Adriano Galliani, che mai come quest'anno dovrà essere abile nello sfruttare i famigerati giorni del Condor. Ci concentriamo adesso sul Milan, il Milan che vede il suo mercato bloccato dopo il mancato trasferimento di Luis Adriano in Cina. Luis Adriano è già rientrato in rossonero e allora come faranno, come farà il club rossonero a racimolare quei milioni necessari per far partire il proprio mercato in entrata? Probabilmente a questo punto non farà, nel senso che non ci sono altri club sul mercato disposti a spendere 14 milioni di euro per Luis Adriano. A questo ci aggiungiamo il mancato accordo tra Diego Lopez e il Besiktas. Ha chiesto 5 milioni di euro al club turco e quindi il Besiktas ha virato su un altro portiere, El Shaarawy, un altro mancato introito economico. Il Monaco ha deciso di non riscattarlo, la Roma in questo momento è un po' più fredda sul giocatore, quindi per il Milan c'è solo la possibilità di spedirlo in prestito magari al Genova, al Bologna, insomma, ma nessuna trattativa che ti permetterà di incamerare nuovi soldi per poi investirli sul mercato, e da qui i mancati acquisti, perché il Milan si aspettava un nuovo difensore. Andrea Ranocchi ha detto sì al Milan, ma di fatto non c'è la base per imbastire una trattativa, nemmeno in prestito con obbligo di riscatto. Con l'Inter, El Ghazi era il grande obiettivo per l'attacco. L'Ajax chiede 10-12 milioni di euro, il Milan non si è spinto nemmeno a 6-7 milioni perché non ha le risorse economiche per investire sul mercato in entrata. Io credo ci sia il grosso rischio che alla fine il Milan resti così com'è. È un Milan che ha tanti giocatori nel reparto d'attacco, però potrebbero esserci anche dei giocatori destinati a partire per esempio al centrocampo. De Jong, su di lui c'è l'interesse della MLS, potrebbe essere un giocatore dal quale ricavare una somma di denaro per poi provare a dare l'assalto a qualche calciatore? Ma secondo me l'unico modo che ha il Milan di risparmiare qualcosa più che di guadagnare è quello di far partire i giocatori che sono in esubero, ma di guadagnare da questi giocatori trovo che sia veramente difficile. Un'operazione alla Galliani, se vogliamo dire, sembrava tutto fatto per Luis Adriano e tutti infatti eravamo rimasti un po' anche a bocca aperta per i milioni che stava per racimolare il Milan da questa operazione, ma poi si è bloccato tutto e quindi si torna un po' sulla terra, no? E anche in questo caso penso che il Milan l'unica cosa che potrà fare è quella di abbassare il suo monte ingaggi, in questo caso cedendo giocatori che hanno comunque contratti molto onerosi, per poi in estate migliorare la rosa con altri innesti. Io penso veramente, la penso come Raimondo in questo, non credo che il Milan riuscirà a fare degli acquisti in questa situazione. In questo momento l'unica operazione fattibile è anticipare di 6 mesi l'arrivo di Vangioni dal River Plate. Ricordiamo, il Milan l'ha già bloccato per la prossima estate, lui ha un contratto col River in scadenza, insomma si sta trovando un accordo col River per anticipare questo arrivo, ma insomma non è certo Vangioni che può spostare gli equilibri del Milan in questo momento. Poteva pensare anche ad una cessione di Onda, anche se il giocatore sembra aver trovato una sua collocazione tattica in questo momento. Sì, il giocatore Onda sta giocando, ha chiesto alla società di restare fino al termine della stagione, ma il problema principale è che non ci sono grosse offerte per il centrocampista giapponese. È arrivato qualche sondaggio dalla Premier League, ma mai offerte superiori ai 2-2,5 milioni di euro. Insomma, non sono questi i soldi che permettono poi al Milan di reinvestire sul mercato. E il problema del Milan era quello di migliorare la propria difesa e quindi in questa situazione si troverà a concludere l'anno con la difesa attuale, con Romagnoli comunque sì in crescita, ma con giocatori anche alla tipo Mexès che sono un po', diciamo, alla fine della propria carriera, comunque alla fine della propria avventura al Milan, e quindi credo che purtroppo per il Milan i prossimi 6 mesi saranno comunque un'altalena di risultati per portarla al massimo in Europa League. Il Carpi cambia radicalmente strategia sul mercato e non solo. Da Sogliano a Romerone, da Sannino al Castori Bis. Una squadra più operaia, priva di grandi nomi e maggiormente italiana. Via Spogli, Vilcek, Gabriel Silva e a breve Borriello. Dentro Sabelli, Mancosu, Crimi, Swagger ed Aprelà. Evidente l'intenzione di far emergere l'orgoglio di chi l'anno scorso ha stravinto la Serie B e che bene si sta comportando anche in massima serie, facendosi forte del feeling instaurato negli ultimi 2 campionati vinti. Del resto, con 7 punti nelle ultime 3 gare, la strada tracciata sembra essere decisamente quella più produttiva.